È stato ottenuto un altro rinvio al 26 agosto, un'altra speranza quindi per la famiglia Sparacino, che ieri è stata affiancata dai Forconi quando, puntuale, si è presentato l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, così come stabilito da circa 3 settimane. L'appartamento della famiglia Modicana era all'asta da circa un anno. Mariano Ferro, leader del movimento, assieme al rappresentante modicano Piero Ballaera, ha pertanto mediato con l'ufficiale giudiziario e l'avvocato dell'acquirente, ottenendo un'altra proroga. La famiglia Modicana aveva fatto denuncia alla procura affermando di essere rimasta vittima di usura e la prima udienza del processo si terrà ad ottobre, ma famiglia che ha sempre chiesto che il procedimento di vendita dell'immobile all'asta venisse sospeso fino alla prima del dibattimento, ma questo non è stato possibile e così, aspettando il processo, la casa è andata all'asta e quindi svenduta. Per i Forconi si tratta di due procedimenti giudiziari che hanno tempi e iter legislativi diversi e, mentre la famiglia aspetta ancora il processo, l'appartamento gli viene svenduto all'asta. Si tratta di una famiglia che vive con l'unico figlio di 8 anni e l'anziana madre dell'uomo gravemente malata. Necessita di cure costanti e già in seguito alla notizia del possibile sfratto è stata più volte ricoverata in ospedale.